industria italiana si distingue rispetto all'industria del resto d'Europa innanzitutto per il territorio. Abbiamo un territorio che è unico, di montagne e di mare. Abbiamo dei trekking lungo le coste che nessun altro paese in Europa può vantare. Inoltre una storia di produzione a tutti i livelli, dalle materie prime ai componenti, al prodotto finito, che pochi paesi in Europa hanno. L'Italia è rimasto uno dei pochissimi paesi ancora manifatturieri in Europa e questo fa sì che il prodotto italiano sia diverso e differenziato rispetto al prodotto che viene fatto in Asia e Medio Oriente. Questo evento è un momento che serve per, come dire, far pubbliche relazioni, conoscersi, scambiarsi opinioni e essendo in Italia è un'ottima opportunità per le aziende italiane appunto di conoscere colleghi e amici stranieri, no? Che quando invece era in giro per il mondo gli italiani facevano proprio fatica a parteciparvi. Il valore aggiunto del Made in Italy non è solo relativo al prodotto, cioè se fino a qualche anno fa il Made in Italy era una questione puramente di qualità, io opero nel mondo della calzatura, quando uno straniero dicevi produco le scarpe in Italia, ti diceva I love Italian shoes. Adesso è anche una questione sociale, cioè tante persone in Europa sono stufe del prodotto fatto in Cina. Sui giornali si legge spesso del non rispetto dei diritti umani in certi paesi in via di sviluppo, quindi il consumatore compra prodotto italiano anche perché dice qui c'è un rispetto dei diritti umani e queste cose qui. Oppure gente che ha perso il lavoro perché l'azienda dove lavorava ha delocalizzato tutto in Asia, quindi è rimasto senza lavoro. Quindi queste persone qui hanno un po' il dente avvelenato, no? Quindi non è più solo qualità, ma è anche appunto un discorso di sostenibilità sociale, eccetera.